meraviglia, che meraviglia la nostra Giovanna Elmi con questi occhialoni, con la sua pelle vellutata. Caro David, oggi ne vedremo delle belle con questi occhiali. Buongiorno, saluto con altrettanto affetto un vostro e nostro amico, il presidente dell'Associazione Italiana Ottici, Alessandro Spiezia. Benvenuto, bentornato. Bentornato. Insomma, volevo chiedere al nostro amico Spiezia, ci vuoi ricordare qual è lo scopo primario degli occhiali? È quello di vederci meglio e bene quando siamo, baciati dal sole? Oppure hanno anche uno scopo protettivo, oltre che quello visivo? Cioè, l'occhiale da sole è fondamentale perché dobbiamo proteggerlo dalle radiazioni ultraviolette e infrarossi che ci sono. Purtroppo il sole in questi ultimi anni sta dando grossi problemi. Sì. Ed è giusto che chiunque decide di mettersi un paio di occhiali deve essere un occhiale che abbia delle referenze tecniche e quindi tecniche. L'occhiale è l'ultima cosa, è quello di fare moda, diciamo. C'è la moda. Però ci sono dei problemi più importanti. Un problema grossissimo sia legato alle persone anziane che ai bambini, che avendo degli occhi molto più delicati, più sensibili, le radiazioni sono quelle più nocive, perché è meglio prevenire che curare. Non c'è questo dubbio, è un discorso fondamentale. Dunque, allora ci devi spiegare però, la protezione degli occhi si ottiene attraverso i cosiddetti filtri. Esattamente. Questo filtro per proteggere gli occhi, quanti ne esistono? Di che natura sono? Devo dire filtri? Una cosa fondamentale, la ricerca scientifica italiana ultimamente ha fatto una serie di filtri, di categorie di filtri da poter mettersi in condizioni di luci poco ambienti e di luce molto evidente. Sì. Se possiamo un momentino vedere, allora qui ora noi vediamo. Questi sarebbero i filtri polarizzanti? No, questi sono i filtri polarizzanti. Che significa polarizzanti? La polarizzazione è un tipo di protezione che tutta la luce riflessa che arriva all'occhio, la luce nociva, viene completamente bloccata da questa protezione, per cui la visione è una visione riposata, non più occhi stanchi. Quindi la lente polarizzante è una lente riposante che elimina il riflesso, che è quello è la illuminazione più nociva che arriva agli occhi. Benissimo. Ora, per quanto riguarda un discorso, ecco, le categorie di filtri, la tecnologia la suddivisa in quattro. La prima e la seconda. Scusami, ma qui sono un po' crollati. Sì. Allora, la prima e la seconda, che sarebbero queste lenti selettive, pur essendo chiare, a che cosa servono? Servono a un semplice scopo, perché chi guida di notte, oppure giornate nuvolose, oppure giornate in cui c'è la nebbia. Perché quando c'è la nuvola c'è molto riflesso, perché vero? Non è detto che il sole emana la radiazione, anche quando è nuvoloso. No? Le radiazioni forse sono più forti e forse più nocive. È vero. Allora, noi con questa tipologia di lente, con questi occhiali, l'uno e il due, quelle due categorie, esatto, vero? Essendo lenti molto luminose, riportano a una nitidezza di immagine per cui l'occhio non si stanca. Parlaci della 3 e della 4. La 3 e la 4 sono quella tipologia di lente che concettualmente hanno un 75% di scurezza, e lo vediamo dall'assorbimento della lente, e a un 100% di protezione dei raggi ultravioletti. Insomma, se io guido ed entro in galleria e poi riesco, che occhiale posso ottenere di giorno? Qui devo dire una cosa molto importante, che ringraziando dei tecnici e dei ricercatori italiani, è uscita da poco una lente fotocromatica. Cos'è la fotocromatica? È una lente che ha una selettività di colore, però a contatto col sole questa lente in pochi minuti, devo dire pochi minuti, diventa scura. Se mi consente. Però ne parliamo dopo, così ti concedo più tempo. Avevo lasciato il nostro Spiezia con una dimostrazione veloce. Allora fammi vedere. In pochi secondi, possiamo dire che questa è una lente fotocromatica, per cui ha una selettività del 5%. Sì. Il grande vantaggio di questa lente è che è la novità di quest'anno. Sì. È che noi questa lente, davanti a una condizione di luce intensa,
e questa sì. È la grande novità, in pochi minuti diventa scura, per cui protegge l'occhio sia quando c'è molta luce e sia anche quando c'è poca luce. Quindi se io vengo colpito, se ecco, calzo gli occhiali, ecco, e vengo colpito da una particolare luce, la lente diventa, si adegua in base alle radiazioni che riceve. E infatti, come possiamo notare, guardate, ci sono tutte completamente scurite. Possiamo notare, molto bene. Questa lente in pochi minuti, ed è un grande vantaggio per l'occhio, perché finalmente l'occhio in qualsiasi condizione di luci ne trae dei grandi vantaggi. Bene, allora passiamo adesso alle creme. Bravo. Allora, caro Spiezia, vede che fanciulle? È una grazia di Dio. Allora, lo so. Allora, dunque, loro al di là della carnagione, al di là del fototipo, hanno anche, fateci caso, un volto particolarmente, uno diverso dall'altro. Per esempio un volto piccolo, diciamo a uovo, molto rotondo, qui nasce un po' di mascella, quindi mascella. Non dico che è quadrato, ma tende ad essere più largo del precedente, ovale perfetto e così via. Allora, siccome l'occhiale si deve scegliere anche in funzione... In base al proprio viso. Bene. Cioè, gli occhiali suoi anche se fanno moda, anche se fanno tendenza, anche se vanno grandi, però devono essere sempre rapportati al proprio viso. Allora, in pochi secondi, puoi dare un occhiale adatto a queste nostre fanciulle? Allora, io direi... Allora, non mi ricordo il nome. Maria Chiara. Allora, per Maria Chiara vedo questo tipo di occhiale. Perché allora, ricordiamo Maria Chiara, fototipo 4... Lo indossiamo e possiamo dire che è un occhiale che segue molto bene i lineamenti del viso. Invece per Laura, ecco, direi questo occhiale, che avendo un viso allungato, è un occhiale che segue benamente lo zigomo e non evidenzia, diciamo, la mascella. Per cui è un occhiale... Per Federica? Federica, che è un viso non quadrato, ecco, direi che questa... è la forma ideale, perché anche questo segue bene l'altezza dello zigomo e segue bene anche l'arco del sopracciglio. Bene. Ed è un occhiale rapportato. E poi per la nostra Il? Allora, avendo un viso piccolo, non possiamo eccedere più di tanto. Certo. E allora, diciamo, questo è l'occhiale ideale che serve per poter... Bene, adesso io chiedo alle quattro ragazze se autonomamente, andando in un negozio di oculisti, avreste scelto queste forme. Sì, io l'ho comprato così 2 settimane fa, quadrato così. Ma guarda un po', l'hai comprato da Spiezia, no? No. Ah, beh. Sì, lo comprerai volentieri. Tu che ne pensi? Anch'io. Oh, ma c'è seccato, lo sai. È l'esperienza. Ciao, grazie ancora.